Sconfitta casalinga per l'Amen Scuola Basket Arezzo, a cui non riesce un'epica rimonta contro la Sintecnica Cecina, che passa al Palasport Estra con il punteggio di 76-72. Partenza sprint degli ospiti, che fin da primi minuti di gioco prendono in mano la conduzione della partita. Solo la tripla di Vice allo scadere del primo quarto tiene a meno 3 il quintetto aretino, 15-18. Nel secondo parziale Cecina gioca con grande determinazione, Arezzo fatica a trovare la via del canestro, mentre dall'altra parte tre triple consecutive danno un break importante a favore degli ospiti, che vanno all'intervallo sul 46-29. L'Amen prova a reagire al rientro dagli spogliatoi, ma Cecina amministra con attenzione il vantaggio accumulato. Quando la partita sembrava incanalata in favore degli ospiti, comincia la reazione della SBA, che cambia registro in fase difensiva. Vaselinovic e Fornara riportano a meno 4 l'Amen con i tiri dalla lunga distanza. I ragazzi di coach Evangelisti non riescono però a mettere dentro i tiri che avrebbero messo ulteriore paura agli avversari. La partita termina con la vittoria ospite per 76-72 in una gara dove l'Amen rimane l'amaro in bocca di aver sbagliato troppo nei primi tre quarti. Domenica prossima altra sfida contro un avversario di prima fascia come la Virtus Siena nel fortino del Palaparruccati. Non può fare testo, diciamo, una partita con una squadra di queste dimensioni. Non ci scordiamo che questa è una delle candidate a salire. Hanno una squadra di professionisti veramente forti, sono grossi rispetto a noi. La cosa che però non possiamo permettere è che noi stiamo facendo troppi errori su cose semplici. Cioè, abbiamo sbagliato da sotto. Io a 12-14 punti ho perso il conto, noi con squadre così non ci possiamo permettere il lusso di fare questo. La cosa positiva è che abbiamo recuperato qualche giocatore, però come al solito c'è sempre poi qualcuno che magari va sotto terra, diciamo. Pertanto prendiamo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che questa rimonta da meno 18 a meno 2, insomma, mi fa ben sperare. Il problema è che ogni partita bisogna che queste partite qui siano tutti concentrati e non qualcuno che ha la testa da un'altra parte. Questo è, credo, l'analisi più logica di fare di questa partita. Adesso ci ritoccherà ancora altre partite molto difficili, quindi vediamo. Comunque nulla è compromesso, c'è tanto tempo per recuperare, vediamo quello che è il ruolo.